Rosa, una 14enne di Andria, è stata colpita da un'emorragia cerebrale improvvisa durante una tranquilla giornata in famiglia. La 14enne non aveva, secondo quanto spiegato da chi la conosceva, problemi di salute pregressi. Frequentava il liceo, aveva ottimi voti e una grande passione per l'arte. La comunità scolastica l'ha ricordata con affetto su Facebook. Un'emorragia cerebrale l'ha strappata alla vita all'improvviso nel giorno di Santo Stefano mentre era in casa con la sua famiglia e giocava a carte. Le condizioni della giovanissima erano sembrate gravissime già al suo arrivo in ospedale. Una volta constatato il suo decesso, i genitori della ragazza hanno dato il consenso alla donazione di reni, fegato, cuore e corne. Con questo gesto di amore è stata offerta una speranza di vita ad altre persone in tutta Italia. Con un toccante messaggio, l'ASL BT ha espresso la propria gratitudine ai genitori di una giovane di 14 anni deceduta improvvisamente ad Andria il giorno di Santo Stefano. La ragazza ha lasciato un prezioso lascito di vita donando reni, fegato, cuore e corne che hanno contribuito a salvare diverse vite in tutta Italia. L'atto d'amore e altruismo della famiglia ha permesso trapianti pediatrici urgenti in varie regioni del paese. Tiziana Di Matteo, direttrice generale dell'ASL BT, ha sottolineato l'incapacità di trovare parole di conforto per una famiglia che ha perso la figlia in modo così violento. La decisione di donare gli organi è stata particolarmente difficile, poiché è seguita a un lutto imprevedibile nei giorni festivi del Natale, quando la tragedia si è verificata durante una partita di carte nella giornata di Santo Stefano.